caso Saman Abbas, il padre, arrestato in Pakistan. La pagina social della trasmissione Quarto Grado ha pubblicato la notizia dell'arresto di Shabbar Abbas, il padre di Saman. La polizia pakistana avrebbe arrestato l'uomo, con l'accusa di frode. Il padre di Saman avrebbe infatti frodato un connazionale per circa $20,000, equivalenti a 5 milioni di rupie pakistane. Dunque le autorità pakistane, al momento, lo trattengono in carcere solo per questo reato. Ricordiamo che in Italia, Shabbar Abbas è accusato dell'omicidio della figlia Saman, scomparsa da Novellara, in provincia di Reggio Emilia, tra il 30 aprile e il 1 maggio del 2021. Il corpo della ragazza non è mai stato ritrovato, ma gli investigatori italiani sono certi che la ragazza sia stata uccisa. Indagati per il delitto, oltre al padre della ragazza, anche la madre e altri parenti, tra cui uno zio e due cugini. Come sappiamo, i genitori di Saman erano fuggiti in Pakistan subito dopo il delitto e su di loro pende un mandato di cattura internazionale. L'Italia ne ha chiesto l'estradizione. Richiesta firmata dall'ex ministro della giustizia Marta Cartabia. I coniugi, insieme agli altri tre imputati, sono stati rinviati a giudizio e dovranno rispondere dell'accusa di omicidio. Il processo inizierà a breve. Resta da capire ora come si muoveranno Italia e Pakistan alla luce dell'arresto del padre di Saman, avvenuto poche ore fa. L'uomo, di fronte alle autorità del suo paese di origine, dovrà rispondere dell'accusa di frode. La polizia pakistana ha però fatto sapere che qualora l'Italia facesse dei passi ufficiali, potrà essere interrogato anche in relazione all'omicidio della figlia Saman. Sembra finalmente muoversi qualcosa in merito a questa triste vicenda. L'arresto dell'uomo, seppur per un reato molto diverso da quello di cui è accusato in Italia, potrebbe portare davvero alla sua estradizione. Ancor prima che venisse arrestato per frode, il Pakistan stava valutando l'ipotesi di emettere un mandato di cattura nazionale nei confronti dei genitori di Saman. Lo aveva rivelato nei giorni scorsi sempre Quarto Grado. Le autorità pakistane avevano valutato la fondatezza delle accuse e di tutto il lavoro investigativo svolto dai carabinieri di Reggio Emilia e dall'autorità giudiziaria italiana. Per tutti si tratta di un caso complicato, anche perché, come sappiamo, il corpo della ragazza non è mai stato ritrovato. Le autorità italiane sono certe del fatto che il padre di Saman sia il mandante dell'omicidio della figlia, e questo anche grazie ad un'intercettazione telefonica, in cui l'uomo ammetteva di aver ucciso Saman. Il movente sarebbe stato il rifiuto della diciottenne di sposare un uomo di 10 anni più vecchio di lei e di cui non era innamorata. Insomma, sarebbe morta perché ha rifiutato un matrimonio combinato. Il processo per l'omicidio della ragazza inizierà a febbraio del 2023. Come già accennato, anche la madre di Saman è rinviata a giudizio, ma al momento non si sa nulla di lei. Di certo è in Pakistan. Bisognerà vedere se la polizia pakistana arresterà pure lei nelle prossime ore. Ci sarà giustizia per la povera Saman? A voi i commenti. Metti mi piace e iscriviti al canale per ricevere gli aggiornamenti.